di quel film, anche se sono passati ormai 30 anni, ovviamente mi ricordo delle bellissime cose. Innanzitutto, la cosa bella da dire è che c'era, diciamo, si era creato uno spirito veramente di un gruppo, di una classe, diciamo così, però una classe adulti, diciamo, quindi un gruppo di persone. Perché la cosa che ricordo con piacere di quel periodo lì, era l'estate dell'88, se ricordo bene, il film è uscito a fine 88, inizio 89, e moltissime scene, se voi vi ricordate il film, erano girate, stavamo tutti quanti insieme, quindi noi per molti giorni in questa famosa villa di Fiorucci sull'Appia, stavamo insieme tutta la giornata. Ma la cosa che era divertente è che molto spesso, diciamo, ci vedevamo anche a cena, era proprio, non se ne poteva più la sera che ci vedevamo durante il giorno, poi spesso tornavamo a casa all'imbrunire, no? Perché a un certo punto si faceva buio, dovevamo andare, cioè, facevamo una doccia e poi stavamo insieme, a volte anche tardi, con delle sveglie al mattino, mi ricordo, sveglie terribili che dovevamo cominciare presto. Quindi questo lo ricordo molto bene, questo spirito di gruppo. Mi ricordo anche che facemmo una, manifestazione contro a cinema, per chi non lo sapesse, a ora di pranzo arrivano i fatidici, i famosi cestini, no? Che sono, sai, un cartone con della roba dentro, insomma, che spesso non è proprio il massimo dalla vita, spesso, a volte c'è pure qualcosa di buono. E purtroppo in quel periodo questi cestini facevano ogni giorno più schifo, quindi noi facemmo lo sciopero della fame. A un certo punto ci rifiutammo di mangiare e facemmo ordinare a spese nostre da Antonini, non so se lo conoscete, ma Sì, penso di sì, è un famoso certo. bar di Roma, che adesso ha cambiato anche gestione, vabbè, all'epoca era famosissimo per le sue le cornie, le tartine, le cose, quindi noi come protesta, il giorno prima digiunavamo e il giorno dopo facemmo arrivare questo fantastico buffet, non esageriamo, sono queste tartine, questi toast per fare questa manifestazione. Poi ovviamente è inutile raccontare che stavamo tutti i giorni insieme e quindi ovviamente sapete tutti, anche se a lui non fa molto piacere citarlo, la passione di Carlo per la medicina, per i farmaci, per le malattie, diciamo cose già risapute. Però la cosa divertente, la mattina, siccome eravamo in tanti, no? E sempre tutti insieme, come ho già detto, quindi la mattina stavamo tutti schierati al reparto trucco, che era una grossa sala, stesso nella villa, dove erano attrezzati tutti questi specchi. E stavamo tutti quanti là, siccome dovevamo arrivare sull'Appia, si doveva cominciare molto presto la mattina. Io abitavo a Lungotevere Flaminio, per chi è di Roma lo sa, che è proprio all'altro capo, quindi per arrivare lì alle 7:30 mi veniva a prendere alle 6, quindi eravamo tutti mezzi morti. Le signore non ne parliamo, che le signore rispetto ai maschietti hanno bisogno perlomeno di mezz'ora, tre quarti d'ora in più, quindi stavamo lì cadaverici. Poi appunto, a volte facciamo, e quindi la mattina lui arrivava un po' più tardi e passava. Come stai? E qualcuno dice: guarda, c'ho un mal di te. Allora prendi questa. Allora, nella memoria sembrava un primario che passava in corsia la mattina. Non so se è chiaro, che sono tutti mezzi cadaveri. Siamo là, e lui ci rincuoriava, però qualcuno che aveva effettivamente, può capitare, no, nella vita, di ognuno dice: guarda mamma, io ho mal di pancia, ieri sera ho mangiato, io so, i peperoni all'1:30, e lui diceva: adesso prendi questo, guarda, adesso compra questo, poi do. E sembrava effettivamente un primario che faceva i giri in corsia, insomma. Quindi è stato, ancora adesso lo ricordo con grandissimo piacere, proprio non c'era nessuno escluso, sai, c'è sta sempre come a scuola, no? Sta sempre quello antipatico, quello che palle, quello, no? Che invece eravamo un gruppo di 15 persone sconosciuti, perché eravamo tutti qua, nessuno si conosceva,
C'erano alcuni già che avevano fatto qualche cosa, ovviamente, c'era Christian De Sica, c'era Nancy Brilli che già aveva fatto, Ghini che già aveva fatto, c'era Benvenuti che aveva fatto con Tina Cenci il trio con Nuti, quindi qualcuno c'era un pochettino, ma poi tutti gli altri, anche fra di loro non si conoscevano, tranne Ghini e la Brilli, ovviamente. E quindi eravamo tutti sconosciuti, era molto, molto bella questa cosa, lo ricordo con molto... diciamo simpatia perché era un modo di stare insieme nonostante stavamo insieme tutto il giorno, ecco, questo è.